moje dice. Sve sam proba i sve pasa, sam u mraku i u škropcu, bibi vapor prez kompasa. Da mi dije moje dice, da mi moja čer ne piše, najbolje bi bilo lipo leći i ne dignik se nikad više. A kad primi pisma, kad vam čujem glas, baš me briga za me, živit ću za vas. Al kad primi slike, vi ste dobre boje, mrvu mi je boje, mrvu mi je boje. Ne bi smija taktit karte, da mi nije moje dice. Sad ne moren više gubi, ima naša i dvi trice. Thank you.
jednog vrilog lita u sjeni džardina skočila je iskra, pogledi se sreli i bez puno riči spojile se ruke. Dakle su se usne, a možda nismo smili. A usahla je pisma sa usana ženi, kapljice od srebra fontana ne toči. I cvrčak je zaspa u retaju lita, kad ide o noći, pokrinja mu oči. I dok vitar nosi liše po žabinu, krijem te u srcu, vješim se u vinu. Dok se viči pada staroga grgura, sve je moje želje razbacala bura. I dok vitar nosi liše po džabinu, krijem te u srcu, vješim se u vinu. Dok se viči pada staroga grgura, sve je moje želje razbacala bura.
dvije moje dice. Mi un puta zna sam reći, ne znam di bi, ne znam šta bi, jer sam pristar za uteći. Da mi nije moje dice, da mi moja čer ne piše, najbolje bi bilo leći, ne dignit se nikad više. Al kad primim pisma, kad vam čujem glas, baš me briga za me, živit ću za vas. Al kad primim slike, iste dobre boje, mrvu mi je boje. Boje. Naša sreća u tom malo mista, stare ure tugu, naši dani kriču, daj mi svoju ruku, da osjetim sreću, da mi ruka šeže, i ja tu lipota, jer me za te veže, lipi dio života. Ostala si lisa, ništa da promiliš, kad poselju praviš i kad ovi činiš. Ostala si lisa, u motu i hodu, i kad ložiš vatru, i kad nosiš vodu. Thank you.
tvrdoj stini ponosno stojiš, naš dragi grade. I bacaš pogled na plavo more, mornarske štrade. Borova šuma leđa ti krasi, a Krka teče. Aletan tvoji pisma se čuje, kad padne teče. Isus lita tu si, una tvrdoj stini, ponos našeg neba, našoj domovini. Čuvamo te vječno, da te ne ukradu, i srce smo dali Šibeniku gradu. Benvenuti in questa grande occasione per noi, per la Croazia, per la nostra ingresso nell'Unione Europea.
Grazie, grazie mille. Siamo stati molto commossi quando ieri abbiamo issato la bandiera dell'Unione Europea sul pennone qui della nostra ambasciata. Come ho detto, questo è un grande avvenimento per noi, perché con esso noi chiudiamo un libro di storia travagliata, di storia sofferta, e apriamo un nuovo capitolo. E questo nuovo capitolo non è un avvenimento di un anno, non è un avvenimento di un decennio, ma è un avvenimento epocale. Noi veniamo a far parte dell'Unione Europea, dell'Europa unita, perché condividiamo i suoi valori. E il principale valore per noi, più importante e vitale, è la pace. La pace che non è solo l'assenza della guerra, ma è uno stato d'animo. È uno stato d'animo che richiede anche la serenità di spirito e la serenità e tranquillità della vita materiale, della vita fisica. E perciò noi condividiamo, oltre alla pace, anche il valore di solidarietà, anche il valore del benessere dell'individuo umano e il pieno rispetto per i diritti dell'uomo e la democrazia. Grazie all'Unione Europea, grazie a questo processo di negoziato che abbiamo avuto con l'Unione Europea, la Croazia si è radicalmente cambiata. La Croazia non è più quella stessa che era all'inizio del negoziato. L'Unione Europea è riuscita a giocare il ruolo di maggior catalizzatore per le nostre riforme sociali, per creare una nuova Croazia europea. Naturalmente la Croazia ha delle radici europee storiche e culturali, e noi naturalmente vogliamo usare questa nostra identità europea per dare un contributo ad una Europa nuova. Però il processo di allargamento, del quale noi siamo adesso l'ultimo venuto, non può concludersi. Per noi non ci sarà il concetto di pace realizzato pienamente senza anche che i nostri vicini entrino nell'Unione Europea. E noi salutiamo con grande piacere la decisione del Consiglio Europeo di iniziare il negoziato l'anno prossimo con la Serbia, nostra vicina, e vorremmo anche che la seguino la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, la Macedonia e tutti quei paesi del Balcani occidentali, perché per noi ciò vuol dire sicurezza, vuol dire pace, vuol dire cooperazione, vuol dire amicizia e vuol dire naturalmente seppellire tutte le controversie del passato. Per noi l'Europa non è solo un mercato unico, non è solo l'Europa dei banchieri, dei governi, dove si decide a livello intergovernamentale. Per noi l'Europa è l'Europa dei cittadini, dove tutti i cittadini devono prendere parte alle decisioni prese nel luogo comune. E per noi l'Europa non è solo l'Europa di un euro debole, non è solo l'Europa delle decisioni prese a Bruxelles oppure a Strasburgo. Per noi l'Europa è in primo luogo una macchina potente di benessere e di un esempio, un modello sociale, politico ed economico. Perciò vogliamo anche dare il nostro contributo al rafforzamento dell'Europa. Noi aspiriamo ad un'Europa più unita, ad un'Europa federale, che deve essere l'obiettivo di tutti i popoli europei. E su questo cammino naturalmente vogliamo che l'Europa si operi più per la crescita, per lo sviluppo, per l'occupazione dei giovani. Queste sono le prospettive reali che dobbiamo anche noi contribuire in questa Europa. Questa nostra celebrazione l'abbiamo voluta fare in segno dell'affermazione della nostra identità, naturalmente, sia quella mitteleuropea sia quella mediterranea, e perciò abbiamo invitato qui sia i rappresentanti delle nostre comunità regionali, della regione Littoraneo Montana, che ha il capoluogo di Fiume e le bellissime città di Abbazia, le bellissime isole quarnerine di Cherso, Lucino, Arbe e Veglia. D'altra parte abbiamo voluto anche invitare il sindaco di Zagabria, Milan Bandic, che ha qui delle ottime relazioni con Roma capitale, perché anche Zagabria è la capitale, una bellissima capitale mitteleuropea, e naturalmente con Roma sono stati sviluppati dei
rapporti di gemellaggio e di ottima cooperazione. E ora naturalmente vorrei invitare i miei ospiti qui a prendere la parola. Do per prima la parola al Presidente dell'Assemblea della Regione Litoraneo Montana, dove vivono molti italiani, dove vivono molti appartenenti ad altri gruppi etnici e che è un esempio di convivenza di tutte le etnie, anche perché Fiume, la sua capitale, è un porto ben noto anche nel mondo e nell'Europa. E come ad esempio di questa nostra multiculturalità, di questa regione, anche della Croazia, vi devo dire che il presidente dell'Assemblea Litoraneo Montana è un italiano. Dunque do la parola a Erik Fabianić, presidente dell'Assemblea. Cari signore e signori, gentili ospiti, dunque anche a me l'occasione di porvi questo benvenuto a nome della mia regione, la regione Litoraneo Montana. E il nostro caro ambasciatore ha parlato di convivenza, e più di convivenza, prova ne è che di fatti proprio il mese scorso sono stato eletto, sì, ma sono stato eletto all'unanimità, ecco, nel Consiglio regionale, come Presidente del Consiglio regionale. Sì, noi oggi festeggiamo una duplice festa, perché il 25 giugno era festa nazionale, oltre all'ingresso nell'Europa. Un'Europa ambita da generazioni, con una storia travagliata che in ogni caso ha portato il successo. Dunque, ambita da tante generazioni, che dovrebbe portare più pace e più benessere alle generazioni future. La mia regione, come ha detto già l'ambasciatore, è una regione stupenda. Ci abbiamo delle montagne, ci abbiamo 1000 chilometri di costa, 55 isole, tante belle località turistiche da visitare. Per questo stasera solo un piccolo assaggio. Per queste parole, e ora do la parola al sindaco di Zagabria, Milan Bandic. Prego, Milan. Dobro veče, dragi prijatelji, rimski prijatelji, dobro veče, poštovani ambasadore, veleposlaniče Republike Hrvatske, profesore Grubiša, poštovane ekscelencije, dragi rimski prijatelji. Buonasera a tutti gli amici romani, al signor ambasciatore ovviamente, a tutti gli ambasciatori presenti, a tutti gli ospiti. Drago mi je, čini mi izuzetnu čast da vas mogu pozdraviti večeras ovdje, drugi dan iz Zagreba, u ime Zagreba i Zagrepčana, u ime Zagreba kao istinske evropske metropole, u evropskoj istinskoj metropoli Rimu i evropskog Zagreba i evropske Hrvatske. È un onore potervi salutare qui stasera da parte mia e da parte della nostra capitale Zagabria, la vera metropoli europea, nella vera metropoli europea come Roma. Što to znači za običnog Zagrepčana, običnog hrvatskog čovjeka? Pokušat ću vam dočarati citirajući jednog od najvećih hrvatskih sinova pisane riječi Antuna Gustava Matoša. Per potervi illustrare un po' che cosa significa tutto questo per un cittadino comune croato, e cercherò di farlo citando uno dei nostri più grandi scrittori croati, Antun Gustav Matoš. Prije nešto više od 100 godina u Parizu, na jednom od svojih predavanja, veliki Matoš je rekao. Più di 100 anni fa a Parigi, in occasione di una delle lezioni che ha tenuto lì, il grande Matoš ha detto, lo cito: za mene su hrvatstvo i europeisto naravni elementarni spoj kao H2O. Per me l'essere croato e l'essere europeo è un connubio naturale come l'acqua, come la formula dell'acqua. To su lice i naličje hrvatskog europeistva i europskog hrvatstva. Sono entrambi i lati della medaglia del essere croati europeo e dell'essere europei croato. Grazie mille, grazie a tutti, grazie tante. Grazie mille, e adesso io voglio dare la staffetta
agli organizzatori di questa nostra festicciuola, diciamo così. Sono venuti da Fiume, dalla regione litoraneo montanea, due famosi cantanti, Katia Budimcic, che l'avete già sentita cantare gli inni nazionali, e Mario Battifiacca, che sono tutti e due dei famosi cantanti che cantano al festival Melodie dell'Istria e del Quarnaro, e saranno loro che condurranno questa serata. Vi prego di divertirvi e grazie per essere venuti. Grazie, gentilissimi ospiti, ancora un grande applauso sia all'ambasciatore croato, sia al signor Milan Bandic che al presidente della giunta litoraneo montana. Ho una storia un po' simile come il signor Fabianic, perché di madre italiana e papà croato, come d'altronde è spesso da noi in Fiume o in Istria, abbiamo deciso di presentarci come Dio comanda, nel senso che presentarvi la regione litoraneo montana, lo so che l'amore va sempre per il stomaco, per quello abbiamo deciso di presentarvi una storia gastronomica del Quarnero, del Carnaro, come lo volete chiamare, e da questa parte qua abbiamo preparato una tavola gastronomica, mi sento come quello della linea verde, insomma, più o meno, mi manca la signora che lavora con lui, abbiamo delle specialità tipiche, insomma, litoraneo montane, che potete provare o gustare dalle nostre parti. Buonasera signora. Insomma, due ristoranti dei più famosi da questa parte. Presentiamo un po' cos'è che avranno l'opportunità di assaggiare, anche se ho sentito che hanno assaggiato già prima di presentarvi i piatti. Di nostra regione, di Quarnero, abbiamo fatto allora una tartara di branzino, poi abbiamo fatto le salate di seppie con le pesche e l'aglio giovane, poi il formaggio tipo la ricotta, il vino di ricotta, però si chiama la scuta con alici di Quarnero, poi abbiamo fatto orata applicata con una infusione di sugo di arancio, olio d'oliva e miele. Perciò se venite a Rijeka, a Fiume, dovreste di sicuro bussare alle porte di questo ristorante, insomma. E c'è una specialità che dovrete trovare di sicuro, è la torta di Arve, che raramente esce fuori dall'isola, che viene dall'isola di Krk, o per dirla in italiana, isola di Veglia, che il nome del vino è Schlachtina, questo non lo traduco di sicuro perché non esiste. Non so, vorrei dirvi, naturalmente godetevela, durante la serata vi presenteremo anche delle cose più, diciamo, la metto così, più olfative. Presentarvi signora Irene Persic-Givanov, che ci presenterà un po'
l'ambito turistico, insomma, quello che offre delle cose più belle che offre la regione litoraneo montana. Ecco la parola. Con i monti, così che veramente vi invito a venire a trovarci, perché c'è tanto da vedere, ci sono tantissime esperienze veramente che potete sperimentare, insomma, nella nostra regione. Comunque stasera qua, come avete sentito già prima, sono alcuni dei nostri migliori ristoranti. Li abbiamo portati qui appunto perché alcuni dei ristoranti migliori in Croazia si trovano appunto nella nostra regione, e l'ente del turismo recentemente ha fatto anche un progetto di branding dei nostri ristoranti, e qui potete anche trovare la nuova brochure con tutti quei ristoranti che ovviamente noi come ente vi suggeriamo anche. Ecco, niente, per me è tutto qua e spero di vedervi nel Quarnaro presto, grazie. Grazie a lei, l'invito naturalmente vale, venite sia nel Quarnaro sia nella città che insomma la città più conosciuta, la città più grande della Croazia, la Zagabria, e appunto a presentare la città di Zagabria c'è la direttrice dell'ente turistico, la signora Amalia Tomasevic, a quale passo la parola e la prego di venire qua. Ecco, la Zagabria è una delle città più belle, lo dico io che non sono un zagabrese, che la visito più che spesso, avete di che cosa vantarsi, però gli italiani che fino adesso erano solo nella parte costiera, ecco, perché dovrebbero venire in Zagabria? E di sicuro delle regioni ci sono tante. Mille grazie, buonasera, sue eccellenze, illustri ospiti, signore e signori. È veramente un privilegio e piacere e onore essere qui dopo soltanto due giorni che Zagabria sia diventata l'ultima città capitale europea. Per tutti quelli che sono stati già a Zagabria, e questa sera è un invito di venire a vederci di nuovo, per vedere cosa ha cambiato e come la città è adesso. Piccola, grande città, di molta cultura, di gastronomia, bella, accogliente, e tutto quello che offre con un cuore aperto. Mille grazie e ci vediamo a Zagabria. Primorsko-goranske županije, Odrijeko, Opatije, Lovrana, Crikvenice, Krka, Lusin Piccolo, Kerso e via così. Comunque, oltre a presentare, ho il piacere pure di cantarvi l'inno. Suncem zlati, polja vrnička, tiho poju vile Svranskog jezera. Zavičaju tebi svaki kamen sja, od grebena učke do gorskog kotara. Kao njeni svjedok ploča baščanska, uklesana povijest naroda. Sve dokle pogled seže s vrha risnjaka, radost grudi steže, zemljo moja, tko te jednom vidi, ne zaboravlja, rajska zemljo naša, mati primorska. Svetog vida štitelj je od zla, vječno moja rijeka i Opatija. Zavičaju tebi svaki kamen sja, od grebena učke do gorskog kotara. Kao njeni svjedok ploča baščanska, uklesana povijest naroda. Sve dokle pogled seže s vrha risnjaka, radost grudi steže, zemljo
seže, svrhari sjaka, radost grudi steže, zemljo moja, tko te jednom vidi, taj ne zaboravlja, rajska zemljo naša, mati primorska. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, on to the cabaret. The dime, the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. What good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Ask for me. Uživam iskoren na
Moje mandrače.
ribarske suze. Grube ruke, mokre mriže, teške od rabote. Kad bi još zasvitlila labu riva jugu, duša bi mi se rasvala kroz sve moje grote. Zasvitli, zasvitli, bar još jedan put. Zasvitli, zasvitli, ogrimi škurecu. Zasvitli, zasvitli, da zna da si tu. Da zna da si tu. Moja lanterna. Puno let je preletelo, a tebe više nima. A more te vavik čuva, razbija se o grote. Da te vidim da zasvitliš, ja bin umrla od lipote. Da zna da si tu, da zna da si.